il posticipo della 33esima giornata in Serie B. Si gioca all'Arena Garibaldi di Pisa con la capolista Bari che cerca l'allungo sul Livorno, fermato nel pomeriggio sul 2-2 a Rigamonti di Brescia. Nei toscani rientra Joelson, mentre Conte ritrova la coppia gol Caputo Barreto, 24 centri in due all'andata, 1-0, gol proprio del brasiliano. Al quinto minuto è Guberti che sul terzo angolo praticamente consecutivo raccoglie una corta respinta della difesa neroazzurra e fa partire un bolide che sfiora il palo alla destra nel portiere toscano immobile. Il Bari domina il lungo e largo e al decimo passa meritatamente. Numero dell'argentino arriva sulla fascia, cross teso, perfetto, su cui non arriva Caputo, ma sul secondo palo è Guberti a non mancare l'appuntamento col suo quarto gol stagionale. Pugliesi in vantaggio e a più 9 sul Livorno al terzo posto. Subito dopo il vantaggio, problemi fisici per Esposito, che è costretto a dare forfè. Conte fa entrare Andrea Ranocchia, difensore classe 88, che sarà anche uno dei migliori in campo. Al 21esimo si vede anche il Pisa, grande azione sulla destra con un bel pallone di Danna, su cui Degano effettua una gran finta. Gasparetto gira di destro e Gillet compie un vero e proprio miracolo salvandosi in corner. I toscani sembrano entrati in partita. Al 25esimo gran lancio di Degano per Job, che si presenta pericolosamente in area, prova il gran destro ma non trova lo specchio della porta. Al 35esimo Degano conquista una bella punizione dal limite, la conclusione di Genevieve non sorprende Gillet, che si distende e blocca, anche se poi si trascina la palla in calcio d'angolo. Un minuto più tardi Edonda prova la gran botta dai 25 metri, ci mette la testa Viviani e Secas può solo osservare la palla che termina sul fondo sfiorando la traversa. Al 45esimo il Bari vicino al colpo del possibile KO, corner Guberti e bello stacco di testa di Ranocchia che sfiora il palo con Secas fuori causa. Si riparte dopo l'intervallo con Ventura che effettua un cambio, fuori un evanescente Joelson, dentro Antenucci. Al decimo il Pisa vicinissimo al pareggio, Job protegge un bel pallone al limite, entra in area e Gillet deve inventarsi un miracolo per salvare la sua porta. Dal replay si nota come il portiere belga compie un vero e proprio intervento impossibile con la faccia, che gli fa anche guadagnare i soccorsi dello staff medico pugliese. Il Bari si chiude un po' troppo, i padroni di casa iniziano a crederci sempre di più. Al 17esimo ancora Job scarica su Degano al limite, gran botta di destra e palla che sfiora l'incrocio dei pali, Agile è battuto. Non succede più nulla per 15 minuti. Poi all'improvviso al 32esimo Camatà un bel guizzo sulla sinistra, tenta un cross che diventa un tiro insidioso, ma Secas è attento e salva tutto sulla linea. 3 minuti più tardi, punizione dal limite per gli ospiti, si presenta Barreto per la battuta, destro a giro e palo clamoroso sotto lo sguardo impotente del portiere nerazzurro. Il Pisa si salva, ma il Bari sembra aver ripreso in mano la gara. Al 42esimo il capitano Genevieve tenta il tutto per tutto, gran punizione dai 30 metri, ma Gillet è concentrato e vola a togliere il pallone dall'incrocio dei pali. Finisce 1-0 per il Bari, il Pisa perde con onore, ma la capolista sembra già di un'altra categoria, più 9 sul Livorno, terzo in classifica. Per Antonio Conte un'altra grande conferma in vista del big match di sabato prossimo al San Nicola contro il Parma.